Paolo Fox, previsioni del weekend. Oroscopo di oggi. L'oroscopo di Paolo Fox del 25 maggio e le previsioni del weekend. Prima di andarle a scoprire, andiamo un attimo a ripercorrere quelle della giornata di ieri svelate ai fatti vostri. Ariete. Avrà presto notizie dal suo destino. Toro. I nati sotto questo segno hanno tante idee per la testa. Gemelli. Potrebbero aver voglia di mettere in atto un trasferimento. Cancro. Saturno è come sempre opposto, ma Urano porterà buone notizie a partire dal 10 giugno. Leone. Il cielo è acceso dalla passione. Vergine. Ha delle questioni lavorative da risolvere. Bilancia. Il consiglio dell'astrologo è quello di non rimandare a domani ciò che può fare oggi. Scorpione. Non ci sono grandi novità. Sagittario. È alla costante ricerca di un po' di stabilità. Capricorno. È un cielo molto importante. Acquario. Deve curare di più la forma fisica. Infine il segno dei pesci. Sono molto presi dal lavoro. I fatti vostri, 25 maggio. L'oroscopo di Paolo Fox. I fatti vostri, le previsioni del weekend e l'oroscopo di oggi secondo Paolo Fox. Ariete. Cielo che lo riporta in auge. Grande voglia di amare, è più combattente. In questo fine settimana potrebbero ritrovare l'identità nei rapporti con gli altri. Domenica. Qualche piccola tensione. Cielo che può limitare il raggio d'azione. Fastidio fisico da superare, 7:30. Toro. Hanno forti pianeti dalla loro parte, l'estate sarà poderosa. Hanno degli enormi dubbi ultimamente. È in atto una pausa di riflessione. Domenica. Giornata sottotono. Luna stancante. Alcuni potrebbero avere dei fastidi a causa dei cambiamenti climatici. 7. Gemelli. Si migliora, è un bel cielo che dà forza soprattutto nella sfera lavorativa. Qualche notizia bella in più potrebbe arrivare. Mercurio dà più forza al fisico. Domenica. Continua un andamento buono. Fortuna negli incontri, 8:30. Cancro. Si stanno risvegliando da un certo torpore. Mercurio ha iniziato un transito importante. Vanno avanti nonostante gli ostacoli. Domenica convincente. Fine settimana che li invita ad amare e fare scelte importanti sul lavoro, 8. Leone. Bel cielo anche se hanno dovuto digerire brutti rospi. Dall'estate inizieranno un grande progetto. Domenica. Giornata più nervosa e meno stimolante. Attenzione all'amore se c'è stata qualche disputa nel passato, 7. Vergine. Cielo in crescita. Molti hanno vinto già delle sfide. Vincenti soprattutto in estate. Domenica. Bellissimo cielo. Tanti pianeti favorevoli che non creano tensioni. Riceveranno conferme con meno fatica, 8:30. Oroscopo del weekend, Paolo Fox. Previsioni venerdì 25 maggio. Paolo Fox, l'oroscopo di venerdì 25 maggio 2018, e le stelle del weekend.
bilancia, in netto recupero, hanno voglia di emergere e di vedere chiaro. Se c'è qualcuno che li stimola, è meglio. Amano confrontarsi. Domenica, giornata del recupero sentimentale ed emotivo, 7:30. Scorpione. Oggi e domani tutto a 4 stelle. Sono molto critici nei confronti di loro stessi. Bel cielo, c'è un oroscopo di trasformazione. Domenica, luna tocca il segno in maniera positiva. Si potrà recuperare se ci sarà stato un allontanamento, 8:30. Sagittario. Possono ricevere conferme all'improvviso soprattutto grazie a Giove favorevole. Tra fine anno e inizio 2019 grandi potenzialità. Domenica, fine settimana che finisce in bellezza. Cielo che permette di fare scelte decisive e di coltivare l'amore, 8:30. Capricorno. Ottime opportunità tra oggi e domani. Eventuali discorsi interrotti potranno essere ripresi. Cielo importante per le novità e le occasioni da non lasciarsi sfuggire. Domenica. Sanno cosa fare. Momento buono. Cielo di grande interesse per il futuro. 8. Acquario. Molto arrabbiati. Mercurio e Urano dissonanti. Dovranno rimettere in riga alcune persone. Bel cielo per il lavoro. Bei progetti per il futuro. I cambiamenti costano cari. Domenica sottotono. Luna dissonante, fastidi fisici che ritornano. Qualche perplessità in più, 7. Pesci. Sono stanchi ma felici, dice Paolo Fox. Sono un po' esausti e amareggiati perché si sarebbero aspettati qualcosa in più. Dal 20 giugno le questioni lavorative andranno meglio. Domenica il recupero. Chi ha vissuto una crisi deve approfittare del transito di Venere, 7.